Due sono gli eventi che nell'immediato futuro potrebbero influenzare pesantemente i mercati e di conseguenza anche Bitcoin. Sto parlando in primis dell'eventualità, ahimè, sempre più probabile, di un nuovo lockdown in numerosi stati del mondo, in primis in Europa. In seconda battuta c'è un evento che riguarda più da vicino gli Stati Uniti d'America, che però sono quello stato trascinatore dal punto di vista economico di buona parte del mondo. E quindi interessa ovviamente molto tutti quanti. Sto parlando delle elezioni presidenziali americane, alle quali mancano sempre meno giorni. Si parla veramente di una settimana, poco più. Come impatteranno quindi questi due eventi macroeconomici direttamente su Bitcoin, sul suo prezzo, sul suo mercato e sul suo possibile andamento in seguito appunto a questi eventi? È quello di cui parleremo e rifletteremo nel video di oggi. Alla fine del video vi dirò come ho intenzione di comportarmi io direttamente, quindi col mio approccio sul mercato, in vista appunto di questi due eventi. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Facciamo un passo indietro dal trading e dalla speculazione e parliamo di eventi macroeconomici. A proposito, se vi interessano video di questo tipo e ne vorreste vedere altri, ditemelo e lasciatemi un like e magari anche un commento dove chiedete quello che vorreste vedere. Oggi parliamo di un eventuale nuovo lockdown e come potrebbe impattare sullo stock market e quindi anche su Bitcoin, essendo comunque un mercato che condivide buona parte della liquidità con esso, e inoltre le elezioni presidenziali americane che vedono due candidati così diversi sotto certi punti di vista, come la tassazione e come l'approccio per l'appunto ad alcune parti dell'economia e del mondo finanziario, che potrebbero appunto andare a impattare in maniera notevole su i mercati e quindi anche su Bitcoin. Iniziamo dal primo dei due eventi che vogliamo esaminare oggi, ovvero l'eventualità di un nuovo lockdown. Ci sarà un altro marzo? Ci sarà un'altra crisi di liquidità di quella portata? Cerchiamo di ragionare. Allora, innanzitutto abbiamo un po' già visto che cosa succede in caso di paralisi delle attività finanziarie, delle industrie, delle imprese. Accade che innanzitutto i risparmiatori, che in buona parte sono anche coloro che fanno impresa o coloro che lavorano per delle imprese, hanno quella che abbiamo chiamato insomma crisi di liquidità, ovvero hanno bisogno di liquidità. Venendo a meno o magari riducendosi lo stipendio oppure le entrate, chiaramente sono costretti a disinvestire parte del capitale. Non tutti chiaramente, ma buona parte della popolazione è costretta a fare ciò. Di conseguenza, il primo impatto che questo porta ai mercati, in primis ovviamente al mercato azionario, che è quello che racchiude la maggioranza degli investimenti della popolazione mondiale, si ha un effetto flash crash, ovvero le quotazioni dei mercati crollano in maniera abbastanza uguale, in maniera abbastanza distribuita, senza fare preferenze su un settore rispetto a un altro. Crolla un po' tutto quanto, non solo lo stock market, ma ovviamente anche i cosiddetti beni rifugio vedono un inciampo notevole, perché comunque la gente vende, ok? C'è il detto cash is king in quelle situazioni lì, proprio perché c'è una corsa alla liquidità. Liquidità che gli investitori vogliono avere innanzitutto per pagare le loro spese quotidiane, che comunque continuano nonostante magari le entrate si siano ridotte, e in seconda battuta c'è un effetto a catena. Cosa vuol dire? Vuol dire che il primo pensiero è proprio quello: crisi di liquidità, necessità di liquidità, sell-off sui mercati. Gli investitori un po' lungimiranti, vedendo questa opportunità, ovviamente vogliono anche loro essere allocati il più possibile nel comparto cash, nel comparto liquido, proprio per approfittare di questo flash crash che potrebbe durare giorni, mesi, settimane, non si può sapere quanto, però per approfittarne per abbassare magari il prezzo di carico delle loro azioni acquistate, dei loro asset acquistati, oppure semplicemente per ammortizzare l'effetto volatilità che consegue da una situazione di questo tipo. Se io sono in cash, se io sono esposto in cash, ovviamente avrò una minore esposizione, dipende poi da quanto rimango esposto negli stocks e in altri asset e da quanto mi espongo in cash, avrò una minore ovviamente esposizione a questa volatilità. A molti non piace la volatilità nel portafoglio e quindi in vista di possibili eventi di questo tipo la vanno a ridurre.
Questo ovviamente su Bitcoin si esacerba. Per quale motivo? Perché Bitcoin è un mercato molto meno liquido di tanti altri, quindi non abbiamo gli order book così pieni come le stocks, come le commodities, e a parità di volume di vendita, ok? Immaginatevi una vendita a mercato di 100 milioni su Amazon, sulle stocks di Amazon, o sull'oro, o 100 milioni su Bitcoin, chiaramente l'impatto sul prezzo è molto differente. Pertanto Bitcoin è molto più suscettibile a queste crisi di liquidità che ne portano il prezzo ad abbattersi in maniera notevole, e quindi in sostanza quello che è accaduto a marzo. La domanda da farsi adesso è: ma è possibile che si ripeta in maniera analoga, in maniera uguale? La mia risposta è: dipende da due cose innanzitutto. La prima è dall'entità del lockdown, chiaramente, perché dipende da quanto viene paralizzata il cuore economico, il cuore finanziario mondiale, quindi le imprese, quante se ne fermano, fino a che livello, perché a marzo abbiamo visto una cosa senza precedenti, ovvero una paralisi quasi totale di molte imprese a livello quasi mondiale. Anche in America è accaduto questo in alcuni stati, e quindi ovviamente l'entità del lockdown e ovviamente l'entità sia dal punto di vista temporale, ovvero per quanto tempo, che dal punto di vista geografico, ovvero quanto è estesa, influiranno direttamente su questo. Più le imprese tenderanno a bloccarsi, verranno bloccate, riduzione dei posti di lavoro, riduzione degli stipendi, necessità di liquidità e di conseguenza possibilità di un sell-off. Inoltre, chiaramente, con un ridursi del PIL e dei dati macroeconomici, chiaramente si prospetta una riduzione, comunque una possibilità anche di bear market, nel caso in cui le cose vadano nel modo peggiore, sul mercato azionario, in quanto teoricamente, anche se ultimamente spesso sembra che non sia così, dovrebbe essere in qualche modo correlato alla produttività delle aziende, e quindi calo di produttività significa calo del valore dell'azienda stessa. E poi ovviamente Bitcoin, che si è dimostrato spesso correlato con l'economia globale, dovrebbe quantomeno seguire, potrebbe seguire l'andamento di questo bear market, qualora dovesse avvenire. C'è un'altra faccia della medaglia, però, che è più un ragionamento sul lungo periodo, ovvero il discorso del bene rifugio. Nonostante io penso che Bitcoin non sia ancora reputabile un bene rifugio, sta un po' sgomitando per cercare di assumere questo ruolo, al fianco dell'oro, dell'argento, di altri metalli preziosi e di altre commodities, che sono un po' quegli asset in cui il popolo si tende a nascondere durante le crisi. Questo è legato forse più che al calo della produttività, al calo del mercato azionario, al calo del potere d'acquisto del dollaro, che è comunque la valuta attualmente più importante del mondo. Qualora il dollaro dovesse perdere potere d'acquisto, ne gioverebbero l'oro in primis e tutti gli altri beni rifugio in seconda battuta. Un lockdown sicuramente porterebbe alla necessità di ulteriori stimoli monetari da parte di tutto il mondo, di tutte le banche centrali, e di conseguenza questo indebolirebbe molte monete. Tutto questo giocherebbe nel lungo periodo a favore dei beni rifugio. Magari ve l'ho detto all'inizio, ci potrebbe essere un sell-off localizzato dovuto a una crisi di liquidità, ma in seconda battuta questo sicuramente gioverebbe ai cosiddetti beni rifugio. Bitcoin, che sta facendo molta strada in questo ambito, in questo campo qui, potrebbe essere quello che ne giova di più, proprio perché potrebbe avere tanti riflettori addosso e quindi accaparrarsi definitivamente questo ruolo. Sono molte elucubrazioni e speculazioni, però il mio pensiero va in questa direzione. Vi chiedo ovviamente anche il vostro, scrivetemelo nei commenti. Adesso passiamo al secondo evento importante, ovvero le elezioni presidenziali americane. Trump versus Biden. Il vincitore chi sarà? Non lo sappiamo ancora, ci sono probabilità e sondaggi. Vorrei ragionare con voi su che cosa comporterà ai mercati la vittoria di uno piuttosto che dell'altro, ovviamente con focus su Bitcoin. Donald Trump ovviamente è il pompatore per eccellenza dello stock market, ha sempre legiferato e appoggiato la parte di popolazione degli imprenditori e degli investitori, quindi è un grandissimo capitalista, possiamo dire, e di conseguenza il mercato azionario è sempre cresciuto in maniera molto molto forte durante il suo mandato. Con buona probabilità
il rinnovo di un altro mandato di Donald Trump vedrebbe un suo comportamento nei confronti del mercato e dell'investimento molto molto simile. Pertanto credo che farebbe di tutto per andare ad avvantaggiare ed agevolare investitori e imprese quotate in borsa. Di conseguenza questo sarebbe sicuramente un possibile stimolo ad una prosperità del mercato duratura nel tempo. Poi questo potrebbe trasformarsi in una bolla, c'è sempre questa minaccia, tuttora il mercato è estremamente tirato, però un discorso a parte, perché ok, la possibilità di bolla c'è, ma fin tanto che non si verifica lo scoppio della bolla, ovvero un bear market prolungato, non un flash crash come quello di marzo, allora il discorso rimane insomma un po' aria fritta, permettetemi di dirlo. Quindi sì, antenne rizzate, però un altro mandato Trump sicuramente andrebbe a incentivare a continuare questa sua linea di comportamento appunto nei confronti degli investitori. Al contrario, Biden potrebbe quantomeno all'inizio andare a portare un po' di sfiducia, un po' di paura tra virgolette. Per quale motivo? Perché Biden prevede un rinnovo del piano della tassazione su molti fronti, in particolare c'è una proposta sul capital gain, ovvero propone di andare a tassare ulteriormente la cosiddetta high bracket, ovvero quella parte più alta dedicata ai più abbienti, a coloro che guadagnano di più, sul capital gain, quindi sui dividendi, sugli apprezzamenti delle azioni, su tutto ciò che comporta ovviamente un apprezzamento di un asset. Questo potrebbe portare innanzitutto un po' di panico iniziale, ovvero un sell-off prima che questa legge entri in vigore, proprio per far sì che gli investitori che hanno realizzato guadagni notevoli possano approfittare ancora della vecchia tassazione prima che entri in vigore la nuova, e quindi questo sicuramente potrebbe portare a una notevole selling pressure. Poi sul lungo periodo sicuramente le operazioni di Biden, che è più orientato più che al mercato in sé, alle stocks in sé, a ristrutturare l'economia, quindi potrebbe avere un effetto lenitivo su quella bolla di cui ipotizzavamo poco fa e andare appunto a creare una prosperità economica maggiore per tutto lo Stato, che sicuramente potrebbe avere effetti positivi sul lungo termine. Sicuramente la vittoria di uno o dell'altro, visto che il clima è molto teso negli Stati Uniti in questo periodo, potrebbe portare anche alla nascita di rivolte che poi devono essere sedate, devono essere sistemate, e quindi all'esacerbarsi appunto un po' del clima di tensione che abbiamo visto negli ultimi mesi, complice anche ovviamente la maggiore povertà introdotta dalla crisi del Covid. Di conseguenza anche quello potrebbe impattare, soprattutto a breve termine, sullo stock market, perché chiaramente dei disordini in generale andrebbero a penalizzare l'economia americana, e quindi gli investitori sarebbero meno incentivati ad investire nell'economia americana. Tuttavia io mi sento di dire che questo secondo tema, ovvero le elezioni presidenziali, sia molto più imprevedibile e volatile del primo, ovvero il lockdown, perché nel caso lockdown abbiamo già un po' un termine di paragone che è marzo, anche se secondo me non rivedremo una situazione analoga ma con qualche differenza, come abbiamo detto poco fa nella riflessione di poco fa, mentre in questo caso è veramente difficile andare a immaginare quale potrebbe essere la reazione del mercato e del popolo all'elezione di uno dei due nuovi presidenti, anche perché ci sarebbero tantissime appunto variabili in gioco, come avverrebbe il passaggio della carica dall'uno all'altro, quali sarebbero effettivamente i cambiamenti introdotti da Biden sulla tassazione, come si comporterebbe Trump, se continua oppure no ad erogare stimoli, di che entità, insomma è veramente difficile a priori ragionare su delle ipotesi di questo tipo che sono altamente imprevedibili. Di conseguenza io ribadisco quella che secondo me è una regola che vale la pena seguire un po' sempre, ovvero il non, che è quello che farò io d'altronde, il non andare ad aprire, a prendere posizioni sul mercato in vista di news, in vista di notizie, per due motivi. Il primo è l'imprevedibilità, come dicevamo poco fa, di molti fattori, e il secondo è il fatto che
tante persone stanno ragionando come noi in questo momento, quindi qualcuno potrebbe dire: tutti si aspettano questo, quindi io faccio l'opposto. E alla fine questo introduce un ulteriore componente di caos. Potremmo fare un video a parte dedicato a questo tema, ma una delle leggi che io mi scrivo a caratteri cubitali sul muro è: non fare mai trading su news, quindi don't trade the news, come dicono gli americani. Sicuramente sarà un'opportunità, cioè si vedrà volatilità, su questo non ci piove, in entrambi i casi. Ci saranno opportunità volendo di acquistare a prezzi più bassi, perché si potrebbe ripetere un flash crash, ci potrebbe essere un bear market di breve o media durata, e quindi sicuramente sarebbero opportunità, perché comunque questi fatti, per quanto potrebbero impattare tantissimo sull'economia, sul PIL, sulla produzione e quindi sì sullo stock market, ma per quanto riguarda Bitcoin non farebbero altro, a mio parere, che buttarci sopra sempre di più i riflettori. Per quale motivo? Perché è un asset che non è influenzato da una banca centrale, non segue le regole appunto imposte da un governo, è un asset in cui si può trovare, tra virgolette, libertà monetaria, molti la vedono in questo modo, e quindi questo tema sta diventando sempre più popolare anche tra gli investitori, che nel frattempo hanno sempre più possibilità e opportunità di investirci, anche paradossalmente grazie alle istituzioni, alle banche e ad aziende che permettono di operare su Bitcoin stesso in maniera regolamentata. Quindi questo è ciò su cui bisogna mantenere il focus e non sul cercare di predire quello che accadrà in situazioni volatili come quelle che abbiamo visto. Possono essere delle opportunità assolutamente sì, ma bisogna mantenere la razionalità, avere un piano, una strategia, non farsi prendere e soprattutto non aprire posizioni a mercato cercando di prevedere, immaginandosi la reazione del mercato, che fidatevi non la sa nessuno, non la può indovinare nessuno, la reazione che il mercato avrà in seguito a questi eventi. Questo è il mio punto di vista. Il vostro qual è? Mi raccomando, lasciatemelo nei commenti che ne discutiamo. Vi faccio un caro saluto e alla prossima.